Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi facciamo il tiramisù, anzi faccio io il tiramisù e vi faccio vedere come si fa. È semplicissimo da fare e vi servono pochi ingredienti, ma dovete prendere quelli giusti. Allora, la prima cosa da fare è fare il caffè, quindi facciamo il caffè. Poi una cosa importante che ci serve sono i savoiardi, che sono proprio i biscotti che servono per fare il tiramisù. Infatti vedete, qua c'è la foto del tiramisù. 500 g di mascarpone e 3 uova, quindi savoiardi, uova, mascarpone e caffè che si sta preparando, e lo zucchero. Ok, qui adesso aspettiamo che il caffè venga su e poi praticamente assembliamo il tutto. Aggiungiamo un quarto uovo, un cucchiaio per ogni uovo che abbiamo messo, quindi 4. Adesso facciamo raffreddare il caffè e lo versiamo in questa ciotola. E aggiungo anche un po' di zucchero per addolcirlo, perché sennò è amaro. Adesso, al composto di uovo e zucchero, dobbiamo aggiungere il mascarpone. Allora, adesso devo cercare di togliere i grumi a questo, vedete? E poi devo cercare di montare a neve gli albumi dell'uovo. Poi, dopo che ho fatto questi passaggi, assembliamo proprio il tiramisù, quindi prendiamo una pirofila e cominciamo a inzuppare i savoiardi nel caffè. Facciamo uno strato di savoiardi, poi uno mascarpone e così via. Sono riuscita a togliere i grumi, vedete come è più liscia adesso. Guarda, è neve fermissima, visto? Sì. Va bene. Adesso facciamo così. Guarda, ma no, mi sembra venuto così. Visto? Sembra panna. E poi si va. Questo è anche per fare le meringhe. Sì. Così si fa. Poi viene. Praticamente. Da sotto verso sopra, si dice, che dà la morbidezza e la cremosità.
state finendo di assemblare il tiramisù, ci spolverate sopra un po' di cacao, così, da ricoprirlo tutto con il cacao, e lo mettete in frigo affinché si solidifichi. E ci deve restare nel frigo una notte intera, quindi non lo potete fare la mattina per mangiarlo la sera, perché deve stare tutta la notte in frigo. Quindi dovete farlo il giorno prima per mangiarlo il giorno dopo, altrimenti non si solidifica bene e lo mangerete troppo liquido e poi non è buono, perché deve essere solido, la crema si deve rassodare. E niente, quindi lo lasciate in frigo per una notte e lo mangiate il giorno dopo. Il giorno dopo abbiamo assaggiato il tiramisù. È venuto buonissimo. Se provate a farlo, mandatemi una foto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Il video di oggi è una ricetta e precisamente vi farò vedere come si fanno i fiori di zucca alla romana, cioè i fiori di zucca ripieni e poi pastellati e poi fritti, che sono una cosa fantastica, spettacolare, e dovete assolutamente provarli.